lui è meglio di me. È il titolo della mostra installazione arte performativa. Il titolo l'ha trovato il mio amico Attilio Carducci, l'altro artista, lui è soprattutto un musicista. Io invece sono un grafico, performer, diciamo, ho delle idee che metto su tela, metto su un PVC, delle idee così creative, chiamiamole. Dovete venire a vederla, perché poi spiegarlo è difficile. Io, ad esempio, ho fatto delle pose in uno studio fotografico per cercare di trovare una bellezza impossibile. Infatti il titolo è Alla ricerca della bellezza perduta. Ci sono alcune mie opere che sono basate soprattutto su un senso comico, ironico, altre hanno un senso più profondo, filosofico. Questa è un'opera cumulativa, ad esempio Grazie, dove cumulativa vuol dire che il pubblico che viene qua metterà su un post-it un grazie, due grazie, tre grazie a chi vuole. Tante volte nella vita non ringraziamo chi dovremmo, oppure ci dimentichiamo di ringraziare chi avremmo dovuto. Dire grazie è un esercizio importante, ci rende migliori. Si parlerà di intelligenza artificiale, ho fatto qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, visto che il sottoscritto è carente a livello di intelligenza, vorrei ricorrere a quella artificiale. In quella che è dentro di ognuno di noi è l'ironia. Iron da ferro, I puntato intelligenza, A puntato artificiale. Questa maglietta è la riproduzione di una delle opere, Vacanza obbligata, perché in questo posto qui, quel paese, dovremmo andarci tutti, perché ci siamo stati invitati, ci hanno mandato, noi ci mandiamo altri. Quindi è come, vorrei bestemmiare, come la Mecca, bisogna andarci tutti. Posso non andare a Londra, a New York, ma a quel paese bisogna andarci. Altrimenti tutti quelli che mi ci hanno mandato, perché hanno fatto questo sforzo? Ma hanno fatto anche la cartina, il percorso per andare a quel paese. Voi venite qua, poi spero vi divertirete, siamo qui per divertirvi. Grazie.